3 marzo 2020. Sono a scuola. Come qualsiasi altra ragazza o ragazzo, sono in ritardo anche stamattina. Sono le 8:09. Entro nell'aula. Sono annoiata e stanca. Anche ieri sono andata a letto tardi. La prof sta già iniziando a spiegare. L'argomento di oggi è la peste del 48, narrata nel Decameron di Boccaccio. Cosa interessa a me di quello che è successo nel 1348 se siamo nel 2020? Penso, l'importante è che oggi sia tutto nella norma, tutto alla normalità. Le strade sono trafficate dalle macchine di coloro che vanno a lavorare. I negozi incassano abbastanza grazie ai giovani, soprattutto, che vogliono portare gli abiti all'ultima moda. Nei bar si sfornano cornetti ogni mattina, i patiti di sport vanno a correre al campo. Eppure, a nessuno interessa della peste del 1348. Ognuno prosegue la propria vita pensando solo ed esclusivamente al presente e al possibile futuro. Non c'è abbastanza tempo per pensare al passato. Marzo 2020, 10:30. Anche oggi la sveglia non ha suonato. Anche oggi le strade sono deserte e anche oggi la speranza che tutto si risolva diventa più vaga e difficile. Anche oggi, magari proprio in questo momento, sta per morire qualcuno. E non ditemi che magari quel qualcuno è un anziano, non ditemelo con quell'indifferenza quasi spaventosa, perché quel qualcuno ha una vita ed è una vita che se ne sta andando. Un amico, un parente, un nonno, una nonna, uno zio, un padre, una madre. Fate finta che quel qualcuno sia proprio uno di essi. Come vi sentireste? L'indifferenza non fa più parte di voi, vero? Beh, se un briciolo siete umani, credo proprio che sia così. Mi manca la scuola, non aver mai pensato di dirlo. Mi mancano gli amici, mi mancano i miei nonni. Mi manca fare ciò che mi piace. Mi manca respirare l'odore della pioggia, quell'odore sgradevole ma di cui ho nostalgia. Mi manca ridere insieme agli altri, mi manca quel ma, forse ho sbagliato la verifica, chissà come andrà. Mi manca anche vedere le persone che non sopporto, ma sapete cosa mi manca di più? La consapevolezza che ogni attimo, ogni secondo, ogni minuto in questo mondo è prezioso, raro e unico. La consapevolezza di essere una ragazza fortunata, sì, lo sono. E non me ne sono mai accorta. Avevo il mondo davanti, la vita che, va bene, non può sempre essere gradevole. Ma d'altronde, senza difficoltà, come potremmo diventare persone più forti? Io, tu, noi, eravamo felici e non ce ne siamo mai accorti. Sapete perché? Perché pensiamo troppo alla fantasia, piuttosto che concentrarci su ciò che invece è la realtà. Dovremmo invece pensare alle cose banali. Mi prenderete per pazza. Ma se vi soffermate su questo, potete benissimo capire che ho ragione. Quanto vorrei tornare a sentire la voce della prof che riecheggia nella mia testa, sentirla parlare della peste del 48, riassunta in poche righe del libro. Perché questo saremo anche noi in un futuro, poche semplici righe di un riassunto scritto in un libro. Ma siamo molto più di questo. E solo noi potremo sapere ciò che abbiamo passato. Solo noi possiamo descrivere le nostre emozioni e non venitemi a dire che il virus non guarda in faccia a nessuno, perché noi siamo più forti di tutto questo. Tutti insieme siamo un popolo, siamo esseri umani con un cuore e con una forza di volontà assurda, anche chi magari non sa di averla. Caro virus, ti prometto che ti scriverò prima possibile per dirti che ti abbiamo sconfitto, che non fai più parte di nessuna delle nostre vite, che con il tempo, uno ad uno, rinasceremo più forti di prima. Non tornerai più. Viaggio di sola andata senza ritorno. Come ne sono convinta? Beh, saremo tutti persone più buone. Ci aiuteremo l'un l'altro, perché il bene prevale sempre sul male. Mi dispiace per te, ma è così. Goditi questo periodo infernale, perché sarà solo un brutto e triste ricordo. Una ragazza di 16 anni che porta con sé tanta speranza.